Va bene, possiamo cominciare, almeno io sono pronto. Dedico i primi 15-20 minuti a parlare delle regole d'esame, rispondere a un'istanza che è arrivata da un portavoce vostro, che spero che porti la voce di qualcuno, non fosse di qualcuno che si è immaginato di, no, sto scherzando ovviamente. L'avevo già annunciato che ovviamente le regole d'esame che avevo pubblicato erano in beta, quindi ben venga il confronto. Ma prima di tutto, dicevo, scusate, iniziamo a parlare di regole d'esame, così vi sapete anche organizzare, e poi dedichiamo il resto del tempo a una esercitazione, no? Che è di fatto la continuazione del lavoro che avevamo iniziato in laboratorio, di riuscire a definire, ad arrivare il più possibile avanti oggi sui requisiti del sito, che poi continueremo a progettare. Abbiamo aggiornato questa mattina insieme a Dario i contenuti previsti per le prossime settimane anche di laboratorio, dandoci un pochino una scadenza, una scaletta, no? Sui vari passaggi di implementazione, prima dei requisiti, poi del modello dati, poi del layout e finalmente poi delle funzionalità, cercando grosso modo di immaginare quanto avremmo potuto fare prima di Natale. Questo per più che altro segnalarvi o ricordarvi che la settimana prossima, il 5 dicembre, al Politecnico fanno la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico e chirurgicamente il Rettore ha decretato la sospensione didattica dalle 10 alle 13. Sì, dalle 10 alle 13, e quindi la nostra esercitazione che era prevista dal 10 alle 11.30, no, dalle 11.30 alle 13, scusate, cade nella mannaia della sospensione didattica. E quindi lo so che vi dispiace, hai le due persone che normalmente ci sono, ma il 5 dicembre non possiamo fare l'esercitazione. E vabbè, abbiamo ripianificato le cose in funzione di questo. Ci sarà un'altra sospensione didattica che però non ci tocca, ma ve la segnalo perché è arrivato ieri l'avviso noi, quindi magari ve lo diranno la sera prima, prevista per l'11 dicembre, non so ancora in che orario, se l'intera giornata o in qualche fascia oraria, aspetta che mi ricordo la motivazione, per permettere il confronto elettorale, visto che il 12 e il 13 ci saranno le votazioni. Se non stessi registrando ciò che dico, direi qualcosa a proposito di una dibattito elettorale fatto il giorno prima, ma questo è. Quindi aspettate, sicuramente il 5 non possiamo fare lezione perché le lezioni sono sospese. A quanto ho letto, l'inaugurazione dell'anno accademico, se vi interessa, la potete guardare ma da lontano, perché in Aula Magna non vi fanno entrare. Possono entrare in Aula Magna solamente una parte del personale, i rappresentanti degli studenti negli organi di governo e personalità esterne invitate, no? Comunque ci sono tante altre cose utili. La manderanno in streaming sia nelle aule, in alcune aule che sul sito del Poli. Se dovete fare qualcosa al Poli, sappiate che sono nell'aria delle proteste del personale tecnico, amministrativo, eccetera, contro il ministro. Sappiate che c'è il rischio che quel giorno al Poli ci sia un po' di casino nei corridoi, quindi solo per organizzarvi. Non so. Ok, invece l'11, appunto, non ci tocca perché essendo un martedì, se non sbaglio, non abbiamo lezioni, ma magari avete altro, quindi tenete le orecchie aperte, le orecchie dritte su questo. Vabbè, questo è l'avviso operativo. Dopodiché, regole d'esame. Allora, vi avevo detto guardatevele, ma non avevamo guardato insieme, ma è opportuno farlo, così le leggiamo, le interpretiamo e poi rispondo all'istanza che mi avete segnalato. Allora, l'esame di sistemi informativi aziendali è composto da due prove, di cui la prima è obbligatoria, che vuol dire che la seconda è facoltativa. Una prova scritta di carattere teorico di valore pari a 27 punti e la valutazione di un lavoro di gruppo di carattere pratico, nel seguito denominato tesina, di valore pari a 5 punti. Fin qua è facile.
Prova scritta consiste in una serie di domande inerenti alla totalità degli argomenti trattati nel corso, questo va in automatico. Indicativamente si tratterà di sviluppare la progettazione di un sistema. Indicativamente non vuol dire lo scoprirete quel giorno lì, no? Indicativamente vuol dire che stiamo tarando la cosa, però dipenderà anche un po' dagli argomenti che riusciamo a portare avanti, visto che il programma di quest'anno lo stiamo anche un pochino costruendo, ma le ultime 2 settimane del corso le dedicheremo anche, dedicheremo del tempo a fare delle simulazioni d'esame, no? Quindi questo indicativamente non vedetelo come, vedetelo come una ammissione, che dice, di preciso non te lo saprei ancora dire, ma sicuramente non vi mando all'esame senza avervi fatto vedere che cosa vi aspetta. Si tratterà di sviluppare la progettazione di un sistema informativo aziendale le cui caratteristiche saranno delineate nel testo dell'esercizio, che è un po' quello che stiamo facendo. Parti da un'idea e poi cerchi di sviluppare i vari passaggi, stendendo i relativi requisiti principali, principali vuol dire che non puoi pensare di far tutto in uno scritto di 2 ore, e indicando il design degli elementi principali. Ci sarà poi una traccia in cui farò del... A fronte di una descrizione di un requisito, di un sistema informativo, ci saranno poi dei punti da sviluppare. Tra l'altro l'intenzione con Marco Trocchiano è quella di dare il sistema informativo uguale, no? E dei punti, alcuni in comune e alcuni che differiscono in funzione del tipo di programma che è stato sviluppato nei 2 corsi. Quindi a livello di esame cercare un po' di riavvicinare anche i 2 corsi dal punto di vista dei contenuti. Chiaramente voi avrete alcuni punti che gli altri non hanno e viceversa. Tale esercizio di progettazione sarà affiancato da alcune domande di carattere più teorico che richiedono una brevissima risposta aperta oppure tendenzialmente una risposta chiusa. No, nel senso che l'esercizio, buona parte dell'esercizio è la progettazione. Ma poi ci sono alcuni argomenti, la progettazione in cui, ecco, ve lo dico subito, non si scrive codice. No, non è pensabile partire dalle specifiche e arrivare a scrivere un codice di una classe in 2 ore. Per cui quella parte invece, diciamo così, più tecnica, no? Più di abilità, di competenza tecnica, all'esame la vado a verificare attraverso delle domandine, no? Che sono domandine legate appunto alle classi, ai pattern, alle tecnologie, eccetera. No? Sono in buona parte simili a quelle che potete vedere sui temi di esame dell'anno scorso, solo che là era più ampio, mentre qua... La valutazione dell'esercizio sarà pari a 22 punti, la parte di progettazione sui 27, e le domande teoriche saranno 3. L'anno scorso avevano 9 domande teoriche, ma i punteggi erano diversi, quindi. Però la tipologia sarà la stessa di quella dell'anno scorso. Del valore di 2 punti ciascuno, quindi 22 più 2 per 3 fa 28, troncato a 27 nel caso uno faccia tutto giusto. La prova si intende superata se raggiunge il valore minimo pari a 18 punti. Okay. Quindi non ci sono storie del tipo ho preso 16, se faccio una tesina che non fa troppo schifo, ma i 2 punti in più me li dai? No? Non voglio sentire questi discorsi. E la prova scritta deve arrivare a 18 di suo. La tesina non va a compensare una carenza nella prova scritta. Dimmi. Ma se uno ha scritto per 25. Sì. No, no, no. C'è una parola qua, il voto finale sarà comunque saturato. Sai quello di saturare, no? Quando arrivi oltre il massimo ti fermi comunque al massimo. Non c'è scritto proporzionale. O riscalato, perché sennò sei stato, permettimi, non troppo intelligente a mi dare dei voti e poi dici, ah sì, però poi moltiplicate per 28-27esimi. E poi voglio vedermi arrotondare. No? Quindi solamente per chi fa tutto giusto non arriva a 28. È un altro modo di dire si può arrivare al massimo dei punti anche facendo qualche piccolo errore, che mi sembra il minimo, no, nel senso che la perfezione non è di questo mondo, ma voi dovete cercare di andarci vicino. Ok, questo per la prova scritta. Valutazione della tesina, invece, studenti interessati ad approfondire gli argomenti, gli aspetti di progettazione e realizzazione dei sistemi informativi aziendali. E quindi non c'è scritto, gli studenti interessati a cercare di prendere un punto in più. Per favore, non perdiamo tempo tutti insieme, perché poi di tempo, anche per fare una tesina fatta male, ne perdete tanto, e se fatta male i punti non ve li do comunque. Quindi vedetelo come una opportunità di fare qualche cosa, non...
potranno proporre un argomento su cui svolgere il lavoro di gruppo. Ma questo l'avevamo già detto, no? Lo sappiamo già, l'ho solo scritto. I gruppi di lavoro possono essere formati da due persone, ma è possibile anche lavorare individualmente. E qui c'è una prima nota che apro dopo sul numero 2. Però finiamo di leggere prima, perché è uno dei due punti in discussione. Lo svolgimento dei gruppi di lavoro prevede le seguenti fasi. Allora, cerchiamo di capirci, perché ho l'impressione che qualcuno si sia fatto un suo piano di lavoro che non collima con questo. 1. Presentazione dell'idea progettuale. Il gruppo proponente dovrà inviare ai docenti la descrizione del sistema informativo che si intende realizzare. Il documento dovrà essere di 2 pagine, che poi 2,5 non ammazzo nessuno, ma che non sia di 10. Nella prima pagina si dovrà descrivere il contesto di riferimento, mercato, la necessità dell'applicazione, cioè a che serve, no? Quella che, simile a quella che avevamo chiamato vision statement. Non è una ricerca di mercato questa, no? Il mercato nel senso di qual è l'utenza potenziale, il target, a chi si rivolge e che cosa fa. Chi sono gli utenti e quali funzioni vengono svolte per questi utenti. Quindi gli utenti e le funzioni, qui sono chiamati mercato necessità, ma vuol dire quello. Mentre nella seconda pagina di questa proposta si dovranno delineare le principali funzionalità relative alla propria tesina, quindi le macro aree, le macro funzioni in una pagina, no? Sarebbe l'indice dei requisiti, no? In un certo senso. Che cosa faccio? Giusto per capire che cosa c'è dentro e cosa c'è fuori, no? Che idea avete elaborato. Le tesine proposte dovranno avere le caratteristiche tecniche sottodescritte, in realtà non c'è ancora questa parte. Si suggerisce di interagire con i docenti nella definizione di tali idee progettuali, ma questo è ciò che state già facendo, no? Dicendo, ma sì, ho avuto questa idea, la facciamo e noi ve la complichiamo e si itera così. Fino a quando? Fino al 14 dicembre. 14 dicembre, se non sbaglio, è alla fine della seconda settimana. Ma c'è ancora tutta la settimana prossima e tutta quella successiva. E noi vi risponderemo sì, no, modifica, aggiungi, togli entro la settimana successiva, quindi dedicheremo un pezzo di una lezione dell'ultima settimana prima delle vacanze, no, a chiudere le specifiche delle tesine. Ok? Allora, in questa fase dovete ragionare su questa parte. No? Sento qualcuno che dice, ma no, per il 14 bisogna già mandare del codice. No, bisogna mandare. Bisogna vendere, no? Il progetto. In questa fase siete seduti nell'ufficio marketing e quindi state elaborando un'idea che potrebbe avere un potenziale mercato e state cercando di venderla a qualcuno che sia in grado di finanziarvela, che siamo io e Dario. Finanziarvela con quei punti, perché i soldi non li abbiamo. Dice, ok, proponiamo di fare questo e vi convinciamo che è una cosa furba, fatta bene, eccetera, eccetera. Ovviamente dovete riuscire a venderla sapendo poi che dovete realizzarla, no? Perché il marketing non solito ce l'ha più facile, perché lo vende, poi una volta che ha venduto, invece voi dovete in più anche stimare quanto lavoro ci metterete per realizzarlo. Dopodiché finisce la prima fase, c'è la seconda fase che è la presentazione del documento dei requisiti. Quindi avete finito, no, di fare aspetto, insomma, diciamo così, punto di marketing, di ideazione di un prodotto e cominciate la fase di analisi. Ok, questo prodotto l'abbiamo descritto in 2 paginette, adesso facciamo un documento dei requisiti che sia la base, da un lato l'espansione dell'idea progettuale, ma anche poi la base dell'implementazione del sito, che funge anche poi di riferimento progettuale. Quindi questo secondo punto è il lavoro che fa appunto l'analista, no? Chi fa analisi, che non fa ancora l'implementazione, ma non fa neanche marketing, nel senso che non ha più la possibilità di intervenire su ciò che era stato deciso nella fase prima, deve solo espanderlo e analizzarlo. Questo ci potete lavorare fino alla fine del corso. Nel senso che al termine del corso, l'ultima lezione, questa data qua è l'ultimo giorno delle lezioni, dovete consegnarci questo documento di requisiti. No, non facciamo un sito di 1.000 pagine, però quelle che ci sono siano ben definite. Ok?
in modo da anche obbligare voi stessi a un certo metodo di lavoro. No. Prima faccio i requisiti, poi faccio l'implementazione. Poi queste sono date massime, cioè non c'è scritto da nessuna parte, vi sparo se cominciate a implementarlo prima del 18 gennaio. No. Però cercate di farlo voi per primi, prima concludiamo il ragionamento sui requisiti e poi cominciamo l'implementazione. Se poi la concludete il 10 gennaio o il 5 o il 28 dicembre e volete cominciare l'implementazione, va bene, ce lo mandate prima, non è un problema. Però la sequenza logica è questa. Poi rimane il tempo per l'implementazione, che va dalla fine del corso a, c'è tutto di fatto un mese e mezzo, no? C'è tutto febbraio e metà gennaio, un mese e mezzo, in cui di solito tanto non avete niente da fare, salvo altri 6 esami, per poi per la realizzazione pratica. Ok? Queste sono date massime. Il mio suggerimento è, se riuscite ad anticiparle queste date di, dico, un paio di settimane, perché così potete sfruttare le ultime settimane di corso in gennaio, le ore di esercitazione, per lavorare qua nelle ore, cioè noi a un certo punto il sito della tesina lo porteremo avanti fino a un certo punto, il sito, scusate, che facciamo nel corso lo porteremo avanti, ma da un certo punto in avanti cominciate a lavorare sulla vostra tesina. Allora dedicheremo le ore del laboratorio anche a darvi assistenza su quello. No? Per cui se vi siete portati avanti con i requisiti del sito potete cominciare l'implementazione anche ancora nelle settimane di lezione, in cui possiamo anche darvi un'occhiata, darvi una mano e eventualmente poi c'è sempre la possibilità, anche a fine lezione, di venire a consulenza per, se avete dei problemi, no, di realizzazione. Però è più comodo e tra l'altro un modo, diciamo, più utile di sfruttare le ore del laboratorio che abbiamo. Quindi, quelle ultime settimane, in certo senso le esercitazioni si sdoppiano, nel senso che chi decide di non fare la tesina fa con noi il sito che proponiamo, chi ha deciso di fare la tesina invece porta avanti la sua tesina in quelle ore, tanto fa lo stesso lavoro, lo stesso tipo di lavoro, lo fa semplicemente su un'applicazione diversa. Però questo è un suggerimento, la data limite è questa. Ecco, la presentazione del lavoro la facciamo in laboratorio, la presentazione consisterà in una demo del sito, quindi vi sedete gruppo per gruppo, ci rimettete per un attimo il cappello del marketing dicendo: guarda che bel sito che ti ho fatto, ti ricordi che te l'avevo promesso, adesso ti faccio una demo, guarda com'è favoloso, com'è fantastico, come fa quello che volevamo. E poi dopo invece rimettiamo il cappello dell'analista e programmatore e andiamo a vedere dentro, vedere il codice, analizzare e vedere domande approfondite sulla progettazione e realizzazione del sistema. Questa seconda parte, domande approfondite, mira principalmente a verificare che quel lavoro che ci presentate l'abbiate fatto voi e non che l'abbia fatto l'amico, oppure che dei due uno ha lavorato e l'altro gli portava la merendina. E quindi sono domande individuali all'uno all'altro: tu dimmi questo, questo codice che cosa fa, eccetera eccetera. Quindi non è vietato condividere codice, non è vietato lavorare insieme, non è vietato dividersi le parti, ma poi alla fine ciascuno dei componenti del gruppo deve conoscere tutto. Una risposta del tipo: sì, ma questo l'ha fatto lui, non accettiamo. Infatti c'è scritto: i componenti del gruppo dovranno essere tutti presenti. Anche per questo io vi chiedo abbastanza presto di dichiararvi, no? Di fare opt-out. No, scusate, coming out, non dichiararvi chi siete i gruppi, perché con regole leggermente più lasche che ho avuto su altri corsi capitava all'ultimo momento che si aggiungeva una persona nelle ultime settimane, no? Questo crea ovviamente delle discussioni abbastanza antipatiche in sede d'esame e quindi cerchiamo di essere più ordinati. Verrà fissata una data unica. Io qui sono nell'ultima settimana di sessione d'esami, ma mi verrebbe quasi da dire, sapendo il casino che voi avete di solito nell'ultima settimana di sessione dove ci sono tutti gli orali, mi verrebbe quasi da dire
se possiamo sforare sulla prima settimana di lezione, così siete voi più tranquilli, avete un weekend in più in mezzo per sistemare le cose. Il LEP di solito la prima settimana di lezione non è ancora occupato, quindi un buco lo si trova, no? Tanto poi... quindi questa è l'idea, darvi il più tempo possibile, e anche il mio interesse più che il vostro, ma forse più il vostro, non lo so, è di fare un lavoro ben fatto, non tanto di... se ci fosse qualcuno che dice no, ma io devo prendere un aereo per andare chissà dove, ci mettiamo d'accordo su una data alternativa prima. Sì? Io ne so circa come voi un pochino di meno, nel senso che ciò che vedo è questo, no? Lo sapete anche voi, dove c'è tutto il mondo tranne i gestionali, no? No, no, ma ci sono già anche, questo non sono io, ecco, io l'unico corso che ho è questo qua, però di molti altri corsi ci sono già gli appelli fino addirittura a settembre. Condivido con voi, ma secondo me è una cosa per tenere viva l'attenzione nel periodo di Natale. Dopodiché c'è questa ultima frase, che è la seconda postilla che discutiamo dopo quando abbiamo finito di leggere, che avevo scritto: non sarà possibile consegnare la tesina in altre sessioni d'esame durante l'anno. E so che c'è stata un'obiezione vostra su questa, e dopo la discuto, vi motivo perché, e poi vediamo di raggiungere una conclusione. Poi, allora, con questi due pezzi dell'esame, come si mettono insieme? La registrazione del voto finale. Il voto finale è pari alla somma del voto della prova scritta più l'eventuale tesina, moltiplicata per eventualmente coefficienti strani che vuole lui. Gli studenti che sosterranno la prova scritta negli appelli di febbraio, vabbè, lasciamo proprio il discorso degli appelli di febbraio, che intendono consegnare la tesina, potranno tenere la valutazione in sospeso fino alla valutazione di laboratorio, e registrare il voto a fine sessione. Frase lunga e contorta per dire: se hai dato l'esame, l'ho scritto al primo appello e stai facendo la tesina, non ti registro il 25 al, non so quando sarà, no? Diciamo il 10 di febbraio, teniamo in sospeso fino al 3 marzo e poi facciamo la somma. Mentre invece chi sa già che non farà la tesina deve decidere se registrare o no, ma tanto lo sappiamo già quelli che hanno dichiarato di volerla fare, no? Perché devono averlo già fatto entro il 14 dicembre. Questo è un caso, fate lo scritto prima e consegnate la tesina dopo. Poi c'è l'altro caso, quello in cui invece lo scritto decidete di non farlo, o lo fate e non vi piace, o lo fate e non mi piace, e allora lo dovete rifare, o lo dovete fare in un secondo momento, ma nel frattempo a febbraio avete dato la tesina. Allora, quello è più facile, nel senso che avete già un voto di tesina, che nel momento in cui correggiamo lo scritto si va poi a sommare automaticamente e si registra direttamente in sessione, quindi non c'è nulla di speciale da fare, quel voto rimane valido. Gli studenti che non sosterranno la prova scritta, appunto, negli esami, potranno farne nei successivi appelli. In tal caso il voto acquisito dalla tesina rimarrà valido fino a tutto l'anno accademico, fino agli appelli di settembre, no? Poi sapete che l'anno accademico nuovo, corso nuovo, va a sapere cosa succederà l'anno prossimo, e quindi non sono in grado di mantenervi, di promettervi che la cosa continuerà in questo modo. Infatti, a partire dall'anno accademico 2013-2014, il programma del corso verrà nuovamente modificato. Sicuramente quello che io vi posso promettere è che vi potrò far sostenere l'esame con questo programma per almeno un anno. Sicuramente la parte scritta, sulla tesina non so come funzionerà, come riuscirò a fare le cose, però... speriamo che nessuno di noi o di voi abbia bisogno di rileggere queste righe a settembre. Ok? Allora, di questo spero che... cercate di scrivere in italiano, chiaro. I punti in sospeso erano, partiamo dal più critico, questo. Non sarà possibile consegnare la tesina in altre sessioni di esame durante l'anno. In realtà non c'è nessuno che si è lamentato dicendomi no, ma io la tesina la voglio fare a giugno perché a febbraio, no, la lamentela che ho ricevuto è stata sì, però così chi non dà l'esame a febbraio non ha la possibilità di prendere 30. Questo è stato un po' il messaggio che mi è arrivato, no? Sì, queste regole implicherebbero questo. Quindi è vero,
La soluzione che però mi è stata prospettata in quella mail non mi piace, nel senso che ho detto, ma la dico per chi non avesse partecipato alla costruzione della cosa, il commento era, ma allora magari negli appelli successivi ci metti due domande in più, no? O facciamo un compito scritto un pochino più difficile in modo da poter arrivare al 30. Allora, io su questo sono contrario, assolutamente. Uno, perché non è poi così facile graduare la difficoltà di un compito, questo compito è 3 punti più difficile di un altro, no? Quindi sarebbe meglio avere un'uniformità. E due, soprattutto, perché il tipo di lavoro, di competenze, di capacità che uno deve mettere in campo per fare la tesina è radicalmente diverso da quello che uno deve mettere in campo per rispondere a due domande in più. Proprio come contenuti, no? Come conoscenza, come sapere e saper fare. E quindi non le vedo sostituibili o rimpiazzabili le cose. No? A me fa sempre ridere quando si parla di modulo sostitutivo del tirocinio. Sostitutivo un cavolo, nel senso che il tirocinio impari certe cose a fare in un certo modo, è un modulo, diciamo, sostitutivo dal punto di vista dei crediti, ma non sicuramente dal punto di vista dei contenuti. E quindi non vorrei fare lo stesso errore qua. Allora, l'unica cosa per venire incontro, tutto sommato al lecito, diciamo così, desiderio di prendere un bel voto comunque, indipendentemente dalla data di febbraio, ma comunque di non, diciamo così, svilire il contenuto della tesina, equiparandola a due domande magari difficili, ma seppur sempre su carta, l'unico modo che abbiamo pensato è quello di permettervi di replicare la tesina in altri momenti dell'anno. Cioè di predisporre una data per la consegna delle tesine anche negli altri due appelli. Con delle scadenze analoghe, no? Per cui adesso sulla carta funziona bene, poi quando uno va a vedere il calendario un po' meno, no? Perché se andate a vedere qual è la fine della sessione d'esami di giugno-luglio, tipicamente intorno al 25 luglio o cosa del genere, già di solito è difficile fare gli esami normali in quella settimana perché la gente comincia a scappare. A mettere la valutazione della tesina in quei giorni lì, la gente, dico voi, io non ho problemi. Rischia di essere... però, essendo un'opportunità in più che do e non in meno, mi sembra di poterlo fare. Quindi vorrebbe dire fissare altre 3 date nell'anno. Una, diciamo, fine sessione di febbraio, inizio delle lezioni. Una, fine dell'estate, cioè fine dell'anno, fine della sessione d'esame di luglio, quindi al 20 e X di luglio. E la terza, alla fine della sessione di esami di settembre. Barra inizio, ma in realtà lì non sforiamo sull'inizio delle lezioni perché tra la fine della sessione d'esame e l'inizio delle lezioni c'è sempre un po' di tampone, lo dico così perché non so ancora come sarà il calendario didattico dell'anno prossimo, quindi però proverei a definire altre 2 date e associato a queste altre 2 date le analoghe scadenze di presentazione dell'idea e dei requisiti più o meno con lo stesso tipo di tempistica. In quel modo chi vuole limitarsi alla parte scritta lo può fare comunque. Chi vuole sostenere la tesina può scegliere in quale sessione farla. I 2 voti si combinano comunque. Ok? Io l'unica cosa che vorrei evitare, lo dico più per voi che per me, è che teniate questi voti in sospeso troppo a lungo. Il motivo vero per cui io avevo messo questa clausola qui nella versione mia delle regole era per evitare che uno dà l'esame adesso a febbraio e poi dice no, ma la tesina la faccio, ma la faccio poi. La faccio poi a luglio, no, magari a settembre. Per cui tu hai un voto, hai un esame superato, ma non hai ancora registrato. Arrivi a settembre, vuol dire che dovresti farla in agosto per poterla consegnare a settembre, e capita, ma ve lo dico per esperienza, tante volte capita delle persone che poi arrivano a settembre e dicono no, ma guardi, mi registri il voto di febbraio, perché non ce l'ho fatta. No? Allora, questo qua secondo me va contro di voi,
nel senso che rimanete con l'ansia per 8 mesi di un lavoro che dovete fare e poi alla fine magari vi accorgete che altri esami incombono e non riuscite a farlo. E nel frattempo non avete sto voto sul libretto, che in tempi in cui vanno a contarvi anche per borse di studio, per tutti i fattori, il numero di crediti che avete, può essere uno svantaggio. Allora, l'avevo messo per questo motivo. Chiudiamo, chi ha voglia lo fa adesso e per gli altri si fa solo la prova scritta. A questo punto direi, no, con le nuove regole vi dico, va bene, vi do le 3 possibilità, cercate di, diciamo così, facendo affidamento sulla vostra maturità, sulla capacità di organizzarvi, ecco. Ve lo metto come punto di attenzione per dire, non fatevi poi del male, no? Io vi do una possibilità in più, ma non usatela a vostro danno. Quindi su questo punto ci sono ancora delle... Tu avevi una domanda? Te l'ho già segata. Ok, allora, questo qui lo diamo per assodato, la riformulo dicendo la tesina sarà possibile consegnarla in 3 date e le rispettive scadenze di consegna dell'elaborato 1 e 2 sono le seguenti. Devo fare un po' di lavoro sul calendario. Dimmi. Sì. Sì. Io non so esattamente come avere un'idea di tutte le possibili service che io posso utilizzare. Penso anche per potermi fare poi la tesina e magari vado a scegliermi un argomento pensando che possono esistere certi servizi che posso utilizzare e in realtà no, e mi ritrovo a voler fare una cosa che in realtà non è possibile. Hai venduto la pelle dell'orso senza sapere neanche dove è la foresta. Vabbè, quello, il marketing qualcosa farà, non è che vende fumo, no? Nel senso che nella prima fase, quando impostate l'idea, dovete anche andare a fare questa verifica. Quindi, la risposta alla domanda che non ho mai fatto è quando è che devo fare questo controllo? Subito. La domanda che mi fate invece è come faccio a trovarle? Google, no? Nel senso che... Sì, cioè facendo un po' di ricerca sui siti degli sviluppatori, eccetera. Adesso, quello che abbiamo riscontrato, poi due postille a questa risposta. Uno è, quello che abbiamo riscontrato, facendo un po' di ricerca anche per proporvi delle esercitazioni, è che ci sono moltissimi servizi pubblici accessibili, no? Gratuitamente, o previa registrazione, o cose di questo genere. Ma sempre meno di anno in anno sono quelli richiamabili come web service in SOAP. Ma molti sono richiamabili in modo più semplice, ad esempio semplicemente con chiamate HTTP REST. Allora, quello che faremo più avanti nelle prossime settimane, è farvi un'esercitazione, una lezione su come si chiamano questi servizi più semplici, che sono servizi ma non web service, perché non usano tutto il WSDL, il SOAP, eccetera, ma sono... E questo lo trovate soprattutto sui siti, no, Google, Yahoo, sì, assolutamente. La prima cosa è, hai detto giusto, dobbiamo integrare i servizi esterni, non necessariamente web service. La seconda postilla è, non è neanche detto che devi integrare il servizio esterno esistente, perché magari il problema che vi inventate pensa di integrare 2 sistemi informativi che fate voi. Pensate al sito che facciamo nel corso, useremo pesantemente web service, ma per integrare la sede centrale con la sede periferica, non c'è bisogno di nessun servizio esterno, se non magari per calcolo dei percorsi o qualcosa di questo genere, che, no? Però quindi non necessariamente deve essere un servizio esterno già esistente. Scusa, aveva ancora una cosa lei, poi... E magari l'idea che mi viene adesso non posso utilizzare le cose che imparerò la settimana del sì. Come posso
però tu non devi dire a nessuno che cosa utilizzerai. Né nell'impostazione progettuale, né nel documento dei requisiti non dirai mai uso quel servizio lì. Tu copri un'esigenza, diciamo, di mercato. E poi nella fase di sviluppo tecnico scoprirai quali sono i pezzi che ti servono. No, assolutamente, assolutamente. Ok? Dovete coprire, dovete. No, mi sembra ottimo chiarirsi. Cioè c'è una specifica, c'è un prodotto che deve realizzare queste funzioni. Poi daremo i requisiti su come viene fatto, fatto secondo i pattern, secondo i crismi, eccetera. No? Però uno dice no, ma però abbiamo fatto un server e io non l'ho usato, non serviva. Punto. Mica detto, assolutamente, ci mancherebbe. Non è che quando fai il tema italiano devi usare tutte le parole che hai imparato. Dimmi. Se a noi viene in mente un'idea, la portiamo avanti, andiamo a cercare magari un servizio web da integrare, che sia la lato client, cioè che sia lato client, tipo quello dell'operatore che abbiamo visto nel laboratorio. Però poi c'è una soluzione più semplice dopo, con questi servizi che dice lei che sono più semplici, non c'è bisogno di tutta, cioè non c'è tutto il percorso da fare che stiamo facendo adesso. Quando io però vado a pensare alla mia idea, io vado a pensare all'idea anche in funzione di quello che trovo su Google, cioè se Google non mi dice che esistono dei servizi web che mi garantiscono, che ne so, la ricerca di qualcosa che a me serve, io magari abbandono quell'idea e cerco un'altra però. Cioè, però stai mescolando due cose, da quando lo capisco. Uno è, potrei scoprire che una cosa che pensavo che non fosse disponibile in SOAP in realtà lo è in REST o in JSON. Va bene, ma la stessa risposta che do a questa parte della tua obiezione è quella che ho dato a lei, nel senso che tanto tu queste scelte le farai, non dovrai dire a nessuno, le farai dopo il 18 gennaio. L'altro, no? Il fatto che poi dopo ho trovato un modo più semplice di farlo, meglio. Tanto se ho fatto la progettazione bene, quella chiamata lì sarà dentro un DAO, tolgo quel DAO, ne metto un altro, più furbo, più semplice, e tutto il resto non lo devo toccare. A questo serve, poter gestire il cambiamento anche in corso, perché ho trovato dei modi più furbi di farlo. L'altra metà della tua domanda, che era mescolata da prima, è sui contenuti. Se penso che un certo servizio non esista proprio, oppure che esista ma poi alla fine non esiste, è chiaro che ci sono dei servizi che sono essenziali, no, allo scopo del corso, altri che uno magari riesce, sì, però fa parte, non dico rischio di impresa, ma rischio di proposizione. Poi, nel caso di problemi, cioè qui non vi facciamo firmare o no? Non è una domanda di un concorso pubblico in cui uno deve mettere in busta chiusa raccomandata con ricevuta di ritorno. Se sono dei problemi si rinegozia strada facendo, come sempre. Ma anche quando andate a vendere qualcosa a un cliente e vi accorgete che c'è qualcosa da modificare, lo si va a rinegoziare. Quindi fa parte del gioco. Non so che sarebbe più facile che noi vi dessimo un testo della tesina, però sarebbe anche molto meno divertente. Ok? Ecco, l'altra cosa da discutere insieme è quel 2. A quel 2 è stato messo per due motivi. Uno è per limitare un pochino, obbligarvi a limitare la complessità di quello che fate, perché è molto facile farsi prendere la mano, no? Quando io vendo immagino sempre delle cose bellissime, fai questo, poi quell'altro, poi quell'altro, ma potrei anche, vai, me scrivi, vai, poi quando è ora di farlo ti accorgi che è dura, no? È lenta. Allora quel 2 lì è stato messo come dire, guardate che dovete dimensionare una cosa, no? Che sia poi, diciamo così, ottenibile con le vostre forze. E uno si illude che se sei in tanto poi fai più lavoro, invece no, sapete che siete in pochi e quindi dovete dimensionare, tra i requisiti non ci sarà quello che avere un sito che ha appunto 2000 pagine. C'è stata la richiesta di alcuni che volevano invece lavorare in 3, anziché 2.
parte che la complessità della gestione di un gruppo di lavoro è proporzionale al quadrato del numero di persone, perché le interazioni sono n per n-1, e quindi per passare da 2 a 3 si moltiplica per 4 la complessità della gestione, ma questo è un problema vostro. La mia risposta è quella che vi ho dato quando gli ho presentato il punto 1. Provate a vendermelo. No? Io ho messo, ho un budget, no? Ho messo a disposizione un budget di 10.000 euro, no, scusate, 10 punti esame, da dividere 5 e 5 tra due persone. No? E voi dite, no, no, ma però noi, come fa il buon venditore, cerca di fare l'upselling, no? Se tanto hai già deciso di spendere 10, ti convinco a spendere 15 vendendoti qualcosa di più figo. Sta a voi giocarlo, no? È la proposta che voi fate. Giochiamo un po' a fare il mercato, tanto non... giochiamo con i soldi finti, quindi va bene, no? Quindi, con due sapete che io ho già deciso di spendere 10 se mi proponete un progetto sensato per due persone. Se voi invece siete convinti di avere un'idea bellissima, che però costa di più, nel senso costa più lavoro e quindi coinvolge più persone, quindi io ci devo mettere sul tavolo più punti, cercate di motivarmelo in quelle due pagine lì. Oh, d'altronde è da fare gestionale, mica altro. Come? Non ci avevo pensato a questo, ma dipende. No, no. Va bene. Devo cambiare la metafora perché lui lo vedo bene a vendere. Ok? Quindi farò questa precisazione sulla data di consegna e il resto lo... Mi raccomando di seguire le tre fasi. Quindi adesso ciò che fate a livello... Anche perché, come avete fatto rilevare, ci sono alcune cose che stiamo ancora imparando, quindi non andate a buttarvi troppo sul codice, sull'implementazione, andate a fare magari qualche verifica che certe cose ci siano, no? E quindi poter costruire il lavoro sopra queste funzionalità. Ma è prematuro cominciare a implementare. Va bene? Ok, sì. Ma c'è una frase qua che dice, in caso di dubbi ne parliamo, sia prima del 14 che tra il 14 e il 21. No, non è un sì no questo, no? Questa accettazione. Tipicamente è qualcosa del tipo aggiungi o togli. Ok. Allora, iniziamo invece, anzi, ritorniamo al lavoro vero, che è quello di riprendere in mano con un po' di ritardo, per cui un pochino le cose ci siamo dimenticate, me le andiamo a rileggere, queste schede che facemmo in laboratorio per chi c'era, no? Sull'analisi dei requisiti. Allora, il compito che vorrei provare a portare a termine è di due tipi. Leggere insieme questo documento, tanto per condividere, l'avevamo fatto gli ultimi 10 minuti la volta scorsa, ma era un po' concitato e affrettato. Quindi ho scannerizzato queste schede, le avevo messe sul sito, quindi le avete già lette tutti, ma per chi non se le ricordasse benissimo le leggiamo insieme, e poi io vorrei fare con voi, insieme a voi, lo sforzo di provare a scrivere una versione condivisa, quindi io ho preparato questa regoletta, questo documentino qua che via via facciamo crescere, no? Sullo specifico delle tesine, ho già inizializzato la versione 1.2 con questi titolini qua e proviamo a scrivere insieme, magari non riusciremo a farlo per tutto il documento, ci sarà una parte che rimane vuota o aggiungo qualcosa io oppure lo rimandiamo la settimana successiva, ma provare a scrivere la versione condivisa di quelli che sono i requisiti. Quindi facciamo insieme questo lavoro, in discussione generale. E poi mi piacerebbe prendere alcuni di questi requisiti e provare a costruire gli use case.
relativi, no? Quindi applicare sul nostro caso di esempio le metodologie che avete visto nelle 2 settimane precedenti. Ok? Quindi un'esercitazione vera e propria in cui si lavora. Allora, dal punto di vista del documento dei requisiti, io sono andato a prendere questa slide di Torchiano che dava un suggerimento su quella che era la struttura di un documento dei requisiti. Adesso noi un pochino ci semplifichiamo, cerchiamo di semplificarci un po' la vita, nel senso di tagliare un po' gli angoli, no? Perché altrimenti... Però volevo un attimo rileggere in questa struttura ciò che, diciamo così, rimappare su questa struttura il modo di lavoro che ci siamo dati, no? Il requisito dei documenti è il punto 1, obiettivo e ambito di applicazione. Questo ce l'abbiamo già, che è, l'avevamo chiamato vision statement, l'idea generale del sito. Questo è, ti dà l'ambito di applicazione e l'obiettivo principale. Quindi il capitolo 1 del documento dei requisiti ce l'avremmo già. I termini utilizzati nel glossario, io non ve li ho chiamati così, ma le nostre schede c'erano, che erano questi punti qua. Tipologie di utenti coinvolti, operazioni ad essi permesse, quindi ruoli d'accesso, e tipologie di informazioni trattate e operazioni compiute su di esse. Quindi definire quali sono le persone, quali sono gli oggetti, le informazioni su cui lavorare. No? Nella terminologia di Torchiano lo chiamava termini utilizzati in glossario, ma è quello, definiamo i termini di cui parliamo. È importante perché abbiamo già visto la volta scorsa, anche quel poco tempo che abbiamo avuto per leggere insieme le schede, che la stessa cosa veniva chiamata in modi diversi, creando poi confusione. No? Quindi lo fissiamo e poi siamo coerenti con le nostre scelte. Poi c'era il capitolo 3, i casi d'uso, e i casi d'uso non sono altro che un metodo per descrivere il dettaglio dei requisiti funzionali. Quindi questi che erano chiamati funzionalità, di fatto andranno poi espressi attraverso casi d'uso, no? Che è il lavoro che faremo. Mentre invece gli altri... altri requisiti, elementi organizzativi e tecnologici, di fatto noi li avevamo già divisi, analizzati sotto queste altre categorie che erano requisiti di qualità o requisiti non funzionali. Nella realtà di requisiti sullo human backup dovremmo parlarne, no? E noi l'avevamo chiamato dov'era? Requisiti relativi al comportamento in condizioni di guasto. Quindi le cose ci sono. Aspetti legali, politici e organizzativi, in realtà noi ne abbiamo abbastanza pochi. Ok? Allora, lo scopo è l'obiettivo è quello di prendere, di riempire queste varie voci, partendo dalle schede che avevate fatto in laboratorio, discutendole e arrivando a una sintesi che poi possiamo considerare definitiva o quasi definitiva, ma perlomeno condivisa. Ok? Allora, questa sedia è scassata, ecco perché. Allora, guardiamo insieme, spero che si riesca a leggere, le varie schede. No? Io direi... proporrei magari di leggerle tutte, poi dopo riprendere una per una e mettere, perché ci sono alcuni riferimenti incrociati. Allora, tipologie di utenti coinvolti, operazioni ad essi permesse, si diceva manager, risorse umane, impiegati, ABC, e poi c'era un'idea di quelli che potevano essere i permessi, no, le azioni permesse ai singoli utenti. Quindi registrare ingressi e uscite, creare progetti, assegnare progetti, consultare report gestionali, consultare report amministrativi, consultazioni nel tempo reale e consultazione progetti. Poi ci torniamo, no? Però prima leggiamoli, poi lo riprendiamo e lo scriviamo nella versione definitiva. Poi, tipologie di informazioni trattate e operazioni compiute su di esse. Le informazioni sono dipendente, progetti, amministrazione, trasferta. Dipendente è caratterizzato dall'orario di ingresso e l'orario di uscita, numero di ore lavorative, identificativo
nella sede in cui lavora, dati personali, ad esempio nome, cognome, eccetera, progetto a cui sta lavorando, trasferte effettuate e trasferte in programma, i progetti hanno un codice identificativo, amministrazione, che è un concetto un po' vago, avrei difficoltà a definirlo, calendario lavorativo, salario orario, diviso per tipologia di dipendente, quote di rimborso trasferte. Questo lo vedo molto fumoso, ma perché non riesco ancora a immaginarmi quali sono i requisiti funzionali che hanno bisogno di questo concetto. Trasferta, destinazione, inizio, fine. Operazioni, un dipendente normale ha accesso in lettura alle proprie informazioni, un manager responsabile ha accesso a tutte le informazioni relative alla propria area operativa e ai suoi dipendenti, può visualizzare i progetti a cui lavora lui o un suo dipendente, ma scendere nel dettaglio solamente dei propri. L'ufficio del personale, l'amministrazione, ha accesso ai dati personali di tutti i dipendenti, agli orari di lavoro e eventuali trasferte. Qui c'è già una prima, non la chiamerei ambiguità, però difficoltà, nel senso che qui ci sono descritte le operazioni che vari tipi di utenti possono fare, e questo si sovrappone in parte a quest'altra tabellina, operazioni permesse. No? Perché in realtà le cose le puoi vedere da due punti di vista. Chi può accedere a un certo dato, allora lo spieghi quando parli dei dati. Che cosa può fare un certo tipo di utente, lo spieghi quando parla l'utente, quando descrivi l'utente. Quindi in realtà queste matrici sono a cavallo tra il tipo di utenti e i tipi di informazioni trattate. Questo dovremo tenerne conto quando poi lo sintetizzeremo, fare una volta sola, in un punto solo. Sulla funzionalità relativa alla grafica di utenti di sedi, nella grafica utente registrare anche la sua sede di riferimento. Quindi questo qui è un requisito sul modello dati che emerge quando uno ragiona sul piano funzionale. Dico, ma io allora devo sapere qual è la sede di riferimento. Sull'utente c'era, identificativo della sede in cui lavora. Quindi questa frase, questa precisazione è già soddisfatta dal modello di utente che era stato fatto. Se no, l'avremmo dovuto in realtà spostare lassù. In base alla residenza dell'utente, dato un raggio d'azione, calcolare in quali sedi può operare. Questo è un po' da capire. Individuare la responsabilità di un progetto e in base alla sua sede controllare con quali utenti può lavorare. Questo sembra che sia il sistema, no, che determina dove possono andare persone, con chi possono lavorare, il che è in contrasto con quest'altra visione che dice che è il manager che lo decide. Quindi su questo dovremo poi prendere una decisione. L'altra cosa che volevo far notare è la forma in cui sono scritte queste cose. Ricordate che i requisiti dovrebbero essere sempre molto diretti e dire che cosa ci si aspetta che il sistema faccia. No? Quindi il sistema deve fare una certa cosa. Qui in questo caso l'avrei detto del tipo, il sistema deve individuare i responsabili di un progetto? No. No. Non la possiamo scrivere così come requisito. Adesso non sto criticando ciò che era stato scritto perché l'abbiamo scritto prima no, di imparare a scrivere i requisiti, però lo sto analizzando. Perché non è il sistema che identifica il responsabile del progetto, che fa? Se lo inventa? No, il sistema al massimo deve permettere la creazione di progetti di cui si è identificato un responsabile. No, lo deve permettere al manager di identificare il responsabile del progetto, ma non è il sistema che identifica, no? Mentre invece, seguendo questo ragionamento, il sistema deve controllare con quale utenti può lavorare, può essere un requisito, perché può essere un controllo che fa il sistema. Quindi fa sempre attenzione a che cosa fa il sistema e che cosa fanno invece gli utenti mentre usano il sistema, o quindi che cosa il sistema permette agli utenti di utilizzare. Quindi dovremo poi anche nella scrittura dei requisiti fare molta attenzione a come lo scriviamo, perché altrimenti la cosa più frequente è che scrivi una cosa in modo ambiguo e alla fine non si capisce chi lo deve fare. Suggerire progetti in base al curriculum dell'utente, suggerire cooperazione tra le sedi all'interno di un progetto in base all'ambito di operabilità o geograficamente strategico,
disponibilità alla mobilità dell'utente, calcolata in base all'età, nucleo familiare, disponibilità dell'utente, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono tutte cose molto belle, ma rischiano di essere fuori budget. No? Perché non dimentichiamoci che noi il progetto l'abbiamo già venduto. Perché l'abbiamo venduto sulla base della prima pagina. Quindi cerchiamo di aggiungere solamente o di investire sulle cose che sono nell'obiettivo principale del sito. Visto che non si parla di nessuna di queste cose nel documento di impostazione generale, ma chi ce lo fa fare? Quindi anche a questo bisogna, quando dicevo prima il vincolo delle due persone, anche a questo bisogna fare attenzione. Quando scrivere i requisiti è facile, scrivo una frasetta, ma dietro ogni frasetta c'è una settimana di lavoro. Allora, la scrivo se è necessaria, strategica, ai fini dell'ottenimento del risultato che ho venduto, che è questo. Lo posso interpretare, chiaramente se una cosa c'è scritta qua, in qualche modo la devo implementare. Potrò fare qualcosa di più, potrò integrare, potrò essere più preciso, però se vado a fare cose che non c'entravano nulla, le faccio a mie spese e a mio rischio. Funzionalità relative al permesso di accesso alle varie sedi. Quindi permessi normali, permessi di progetto, permessi speciali. Questo in realtà era già abbastanza esplicito nella proposta, per fortuna a questo punto. Dice che i permessi di accesso alla sede di collocazione di base dell'utente e alle attività in essa svolte. Notate la terminologia, sede di collocazione di base, la stessa cosa qui era chiamata la sua sede di riferimento, la stessa cosa qua era chiamata, sede in cui lavora. È la stessa cosa. No? Avete avuto la fantasia di inventare almeno tre cose diverse per una cosa che in realtà era già definita, si chiamava sede di riferimento. Perché dobbiamo cambiargli nome? No? Ma non ce l'ho con voi, è normale, succede così. Sede di riferimento l'ha usato qualcuno? La sede in cui lavora? Sì, questo. Sua sede di riferimento. Ok. E qui invece era la sede di collocazione, di base. Va bene, quindi a questo serve il glossario. Lo faccio e poi mi ci attengo. Perché sennò poi trovate qualcuno dall'altra parte pignolo, ma chi poi deve implementare deve essere per forza pignolo e vi chiede ma che differenza c'è tra la sede di collocazione di base e la sede di riferimento? No, sono la stessa cosa. Eh beh, grazie, dimmelo prima. Permessi di progetto, permessi di accesso alle sedi diverse da quelle di base, ma che sono coinvolte in uno stesso progetto. Secondo me è sbagliato questo, se non leggo male il che sono coinvolte in uno stesso progetto, sembrerebbe dire che se io ho due sedi che hanno un progetto in comune, chiunque della prima sede può andare nella seconda. Permesso di accesso alle altre sedi che sono coinvolte, le sedi in un altro progetto io sottolineerei della mia sede di riferimento. No, invece secondo me dovrebbe essere permesso di accesso alle altre sedi in cui si svolgono i progetti a cui io partecipo, non in cui qualcuno della mia sede partecipa. Quindi bisogna fare attenzione a cosa scriviamo. Permessi speciali, permessi di revisione contabile tecnica. Io lo interpreterei dicendo, credo di capire che ci siano delle persone che sono comunque, che ne so, chi fa manutenzione, a prescindere è comunque autorizzato ad entrare in tutte le sedi. Se così fosse, dovremmo forse avere allora una categoria di utenti diversa. No? In base al principio che la persona più importante di una scuola è il bidello, non è il preside, perché ha le chiavi. Ogni impiegato, no, quindi avrebbe senso, teniamolo a mente, no? Ogni impiegato può sempre entrare nella sede di riferimento, e grazie per averlo scritto perché c'era già scritto prima, può entrare nelle sedi in cui è in corso un progetto al quale sta lavorando, l'impiegato può accedere a sedi estranee al suo progetto se riceve l'autorizzazione direttamente dal responsabile della sede. Questo, di nuovo, lo vedo problematico.
Cioè, cosa sto dicendo qua? Vabbè, la prima parte è ovvia. Però dice, l'impiegato può accedere alle sedi estranee al suo... Ah, scusate, l'avevo detto male io. Ok. Quindi, nelle sedi in cui è in corso un progetto al quale sta lavorando, oppure... E quindi chi ti autorizza qua? Ti ha autorizzato implicitamente chi ti ha messo in quel progetto. No? Se sei in quel progetto, automaticamente hai accesso a quelle sedi. E poi chi ha scritto qua ha detto, se io voglio accedere a una sede che non appartiene al mio progetto, devo avere un'autorizzazione extra che mi viene data dal responsabile della sede. Ok? È vero, sono d'accordo. Ah, fermo restando qui. Abbiamo, diciamo così, analizzato il significato di questo pezzo di frase. Essere autorizzato a operare su più sedi e l'esigenza di servizio. L'esigenza di servizio, alla fine, che sono emerse sono quattro. Uno è la mia sede di riferimento. Due è la sede in cui si svolge uno dei miei progetti. Tre, non lo so, ma comunque mi hanno autorizzato per andarci quel giorno. Quattro, il mio tipo di lavoro richiede che comunque abbia accesso a tutte le sedi, quello che era chiamato, no, prima permessi speciali. Ok, poi, funzionalità relativa all'accesso dell'utente, quindi il fatto che l'utente a un certo punto entra e esce dalle sedi a cui sia stato autorizzato. Occorre gestire l'autorizzazione. Un utente è autorizzato all'ingresso di tutte le sedi o solo di qualcuno? L'abbiamo già detto. Chi gestisce le autorizzazioni? Un amministratore centrale, come vengono aggiunte o rimosse le autorizzazioni? Allora, queste sono domande che non fanno parte di un requisito, no? È un brainstorming che si sono sentiti, qualcuno si è sentito in dovere di condividere con noi. E più che altro non era pertinente a questo, perché la definizione degli accessi era pertinente a questo, alla definizione dei permessi. Quindi chiunque sia che dà i permessi, qui dobbiamo parlare delle funzionalità relative a come l'utente accede. Quindi cancelliamo. Mezzi di accesso possono essere badge, impronta digitale, retina, taglio del braccio. Qual è il grado di sicurezza di quell'azienda? Se uno perde il tesserino è un fatto grosso oppure no? Il metodo grave oppure no, scusate. Il metodo di accesso è direttamente proporzionale al grado di sicurezza, cioè che tipo di azienda è. Beh. Cioè, qual è il requisito, scusa? Il sistema deve, un requisito di tipo, il sistema deve avere un livello di sicurezza adeguato al tipo di azienda, scusatemi, ma non è un requisito. Non è preciso e verificabile. È un desiderio, un'espressione, un'ambizione. Ma non è un requisito sulla base del quale fare una progettazione. Allora, queste sono domande a monte per poter impostare il requisito. Ce le dobbiamo fare, ma poi nel documento requisiti non ci vanno a finire. Ci sarà una risposta, avremo fatto una scelta. Vediamo cosa c'è scritto ancora. La memorizzazione e l'identificazione dei dipendenti che entrano ed escono. Ah no, memorizzazione e identificazione dei dipendenti che entrano ed escono indicando se sono assegnati a questa sede. Allora, questo è un requisito quasi di sistema, no? Cosa fa il sistema? Memorizza, chi se frega. Certo che deve memorizzarlo, ma non è questo il punto, no? Il punto è l'accesso. Cosa devo fare? L'utente, quando arriva lì, cosa fa? Cosa può fare? Si presenta, fornisce in qualche modo una prova della propria identità e riceve un permesso o un divieto di ingresso. No? Questo è l'accesso dell'utente. Quando l'utente è lì davanti, non è che pensa che viene memorizzata la sua entrata. Sì, questo avviene, ma non coinvolge la funzionalità dell'utente mentre accede, quindi è un requisito che è nel posto sbagliato questo, no? Indicando se sono assegnati a quella sede,
Questo segnati è pericoloso, perché a parte non so come leggerlo, ma di prima lettura direi sono nella sede di riferimento, nella propria sede di riferimento. E invece siamo andati avanti per 3 pagine prima a ragionare su qual è il criterio con cui farli accedere o no. Ma di nuovo, non è qua che lo devo discutere, qui non devo discutere perché può entrare o no, l'abbiamo già discusso prima. Qui devo discutere che cosa fa quando vuole entrare. Neanche ancora come lo fa. Che cosa fa quando deve entrare? Allora, il sistema deve obbligare l'utente a identificarsi all'ingresso. Possiamo poi aggiungere che l'identificazione avverrà, ad esempio, attraverso username e password, o badge. Ma questo fa già parte quasi del progetto, no? Il sistema dovrà permettere l'accesso dell'utente se le credenziali d'accesso sono compatibili con i suoi permessi. Secondo punto. Bon, primo, quindi, il sistema deve obbligarti a presentarti. Due, ti lascia entrare. Caso 3, e questo è il percorso normale. Poi c'è il caso 3, il sistema deve rifiutare l'accesso negli altri casi. Questa è la versione semplice. Sono arrivato lì, passo il badge, pernacchia, luce rossa, vattene via. E questo è un modo. In realtà, ragionando su questo requisito, uno dice, ma scusami, perché quello lì è stato così scemo da prendere la macchina e andare in un posto se poi non era autorizzato? Allora, su luce rossa lo rimando indietro. Non è un po' strano? Magari c'è andato perché c'era bisogno, ma mancava l'autorizzazione in quel momento, non lo so. Allora si può immaginare, però fa parte del ragionamento, si può immaginare se aggiunge un requisito che dica in caso di accesso non permesso, l'accesso può essere, diciamo così, concesso in via eccezionale, temporanea, eccetera, dal responsabile della sede. Potrebbe essere. Oppure diciamo che no, non hai permesso, punto, no? Avevi solo da farti autorizzare bene prima. Oppure, come spesso succede, tu avrai un bottone, una possibilità del tipo, no, ma entra lo stesso, sapendo che poi il fatto che tu sei entrato, perché comunque appartiene a quell'azienda, il fatto che tu sei entrato verrà notificato al responsabile della sede, al tuo responsabile della tua sede, e poi entro, che ne so, 24 ore o entro 2 giorni lavorativi devi fare una relazione che giustifichi perché ci sei andato, perché magari c'era un'urgenza e dovevi farlo. No? Dimmi. Questo può essere, diciamo, un requisito. Non è un requisito funzionale quello. È un requisito di sicurezza, come tale lo scriviamo da un'altra parte. È una cosa dopo, sull'architettura del sistema. Il fatto che l'autenticazione avvenga sul canale cifrato o no, non cambia la funzione del sistema, cioè non cambia l'interazione che l'utente ha col sistema. Cambia il modo con cui questa interazione viene gestita. Ma quello... Allora, quello fa parte della progettazione. A livello di analisi possiamo dare quel requisito di sicurezza, nel senso che tutte le comunicazioni, io a quel punto lo metterei più in generale, scriverei nella parte qua sotto, non c'è security, dove l'ho messo? Manca l'attributo security. Qua. Lo metterei qua dentro, nella sicurezza del sistema, direi tutte le comunicazioni inerenti alla, che ne so, alle azioni dell'utente o alla presenza dell'utente devono avvenire sul canale cifrato. Lo metti una volta per tutte, non lo metti, perché non ti va a modificare il comportamento della funzione. E anche il fatto che tu scriva l'utente la password a mano, oppure passi il badge, interessano meno, no? Non ancora. Perché lì la funzione è quella di presentarti, fornire una prova della tua identità. Poi certo che andrà messo in un secondo momento, no? Ma è isolato, è quella funzione lì, decidiamo poi come svolgerla.
non è escluso che le varie sedi possano avere meccanismi diversi di autenticazione. Dobbiamo riuscire a resistere dal dire come faccio le cose, no? Cosa faccio? Qual è l'azione che avviene? Qual è l'avanzamento nello stato del sistema? Cioè l'utente prima era fuori e dopo era dentro, prima era dubbio e dopo è autorizzato. Questi sono i requisiti. Che cosa deve fare il sistema? Come deve andare avanti? Come deve evolvere? Poi come fa ciascuno di questi passi di evoluzione? Certo che dobbiamo poi specificarlo. Lo specifichiamo poi a livello di casi d'uso, che vanno a dettagliare ciascuno di questi requisiti. In base al progetto assegnato e alle autorizzazioni si verifica se un dipendente è autorizzato ad accedere. Va bene, questo l'abbiamo ripetuto già 6 volte, credo. Definizione dei progetti. Tenere traccia del diagramma Gantt del progetto. Vedere stato di avanzamento del progetto per vedere se ci sono ritardi aggiuntivi. Inserimento ora preventivo, ora stimate dagli analisti. Inserimento ora consuntivo, quanto tempo è stato effettivamente speso in ciascun progetto. Coprire tipologie di attività che possono essere associate trasversalmente a ogni progetto, progettazione, sviluppo, produzione e assistenza. Ogni utente, oltre a inserire il tempo svolto, deve indicare anche tipologie di attività svolte su ogni progetto. Questo va benissimo per una, l'avevo già detto l'altra volta, per un'applicazione di project management. Ma non vi è cenno di questa necessità in questo tipo di applicazione. No? Di nuovo la tipica cosa che è bella, utile, ma non pagata. Non abbiamo venduto questo. Al limite quello che potrebbe essere un feedback al marketing dicendo guarda, senti, sto facendo questo sistema qua, guarda che se mai ti venisse da venderlo, non possiamo immaginare che questo sistema si possa integrare con un sistema di project management, quindi magari facciamo 2 prodotti insieme e li vendiamo a pezzettini oppure lo vendiamo in forma integrata, ma si tratta di dare delle idee su nuovi prodotti, non stravolgere un prodotto che ha un certo scopo perché a me interessa di più fare quell'altro, perché mi piace di più, perché trovo più intellettualmente stimolante ragionare sui progetti che non sugli accessi. Quindi qui non c'è nulla di sbagliato, semplicemente un altro progetto. Sarebbe tutto giusto se facessimo gestione di progetti e non controllo accessi. Scadenza eventuale di che? Del progetto. Questo non è un requisito, no? Funzionale. Non posso neanche scriverlo, adesso questo l'ho scritto brevemente, ma se provassi a scrivere la frase per esteso in italiano, scriverei un progetto deve scadere. Non vuol dire niente, no? Questa è un'informazione sui dati. Quali sono le informazioni che il sistema gestisce? Il sistema gestisce i progetti. Quali sono le informazioni che caratterizzano un progetto? Beh, il nome, la sede, i partecipanti e la data di scadenza. Poi, definendo cos'è la data di scadenza, è ovvio che lo devo gestire. Ma il fatto che un progetto scade non cambia nulla. Non è che fa delle cose. Semplicemente il calendario è cambiato, quel progetto fino a ieri era valido, oggi non è più valido quando vado a fare la query. Livello di urgenza barra riservatezza, dove siamo qua? A definizione dei progetti. Livello di urgenza e riservatezza dei progetti, immagino, di nuovo non mi sembra utile. Caratteristiche particolari, da legare a peculiarità delle varie sedi, progetto per X è più indicato per la sede Y che per quella Z, per particolarità specificare sede e progetto. No, per particolarità specifiche, scusate, di sede e progetto. Ma questo lo vedo come un ausilio non richiesto a chi deve creare il progetto. Cioè io sono responsabile di un progetto, creo un progetto nuovo, indicherò le persone che collaborano e le sedi su cui si svolge. Poiché io abbia bisogno di un aiuto nel capire quali sono le sedi più adatte, forse può darsi, sicuramente non è nell'obiettivo. Ricordiamoci la prima frase, eh?
si vuole realizzare un sistema di tracciabilità del personale. Questo è ciò che dobbiamo fare. Che poi anche quel discorso dei progetti serve per dare autorizzazione. Quindi non serve per gestire i progetti che si svolgono. Il nostro obiettivo primario è questo. Stima il numero di ore da allocare alle varie aree del progetto, grande parte di grafica, porca programmazione, eccetera. Stima delle ore da allocare, stima sembrerebbe, io lo leggo come una cosa da fare a priori, preventivamente, che è il contrario di tracciabilità. Tracciabilità è una cosa per definizione a posteriori. Autorizzo a priori e traccio a posteriori e faccio i consuntivi. Quindi qua, secondo me, questa pagina è andata un po' fuori. Poi, il tracciamento del tempo sui progetti. In realtà, appunto, questo punto sarebbe stato sotto, no? Perché? Allocazione dei costi sulla base del progetto, ovvero dimensionare i costi indiretti da allocare al progetto in questione. Stimare il tempo richiesto dal progetto. Gestione dei ritardi nella consegna dei progetti. Se ho più progetti da consegnare un certo di tempo e so anche uno stato di avanzamento dei progetti e qualcosa di temporale, possono effettuare un nuovo correttivo spostando persone da un progetto all'altro. Di nuovo, è più management che time tracking questa roba. Visibilità, adesso lo stiamo toccando con mano quando vi ho detto, guardate che poi uno si fa prendere la mano quando scrive i requisiti, progetta delle cose mastodontiche, mentre in realtà poi dobbiamo essere sicuri di riuscire a realizzarlo. Qui stiamo pensando delle cose bellissime, ma inutili. Visibilità, ordine gerarchico, senior manager, scopi decisionali, responsabile progetto, scopo di controllo, anche in sua assenza. Che dal punto di vista filosofico mi trova d'accordo, peccato che scopo di controllo non so cosa voglia dire. Quindi non è specificato che cosa voglio fare, che cosa deve fare. Funzionalità relativa al tracciamento del tempo sui progetti. Il tracciamento del tempo a me sembra che sia diverso dal reporting ai fini del rendiconto orario, reporting sui progetti. Cioè, la questione di visibilità, al massimo la pongo sul reporting, il tracciamento è la funzionalità attraverso cui il tempo viene rilevato. Non attraverso cui si va a consultare questo, sono due parti diverse. In realtà il tracciamento del tempo, scusate, torniamo qua, sui progetti. Tracciamento del tempo è insito nell'ingresso e uscita dalle sedi. Ah, ci siamo anche dimenticati, quando parlavamo dell'accesso alla sede, di dire che si esce. Tutti sono preoccupati di fare una scansione dell'iride, è un trapianto a cuore aperto per essere sicuro che sia lui, ma nessuno gli è venuto in mente che, poveretto, quando esce deve dirlo. Lo so che li ho influenzati, ma... ma qui, e quindi lì ho già il tracciamento del tempo in assoluto, il tempo speso dalla persona. Qui c'è scritto il tempo sui progetti. Cioè, se vado in quella sede, sono entrato lì, su che cosa sto lavorando? Su quale dei tre progetti attivi, che appartengono ai progetti miei, ma anche svolgibili in quella sede, sto lavorando? E ci lavoro per la giornata intera o per 2 ore? Questa era la domanda. E come faccio a dirlo? Quando entro, devo dirlo. Sono qua per quel progetto, ce n'è uno solo, magari non me lo chiede. Come implementare il passaggio del badge in entrata? Selezionare da un menu a tendina, aggiornato, non quello dell'anno scorso, il progetto su cui il soggetto andrà a lavorare. Allora, di questo si salva in entrata selezionare il progetto. Ma ogni riferimento al badge o alla tendina è fuori luogo in un requisito, perché parla di come lo faccio, della modalità con cui viene fatto.
Ma perché se non è una tendina sono tre bottoni grossi? Perché ho deciso di farlo su un touchscreen, la tendina è quanto di più violento posso fare a una persona su un touchscreen? Allora non va bene, il sistema non funziona, no? I requisiti sono questi, quindi tu per forza non mi importa. È importante all'ingresso selezionare il progetto. In linea di massima sì, anche se non è una funzione strettamente necessaria. Ah sì? Il sistema dovrà permettere di identificare il tempo speso su ciascuno di essi. Cioè, mi sembra che non ci sia scritto, il sistema se ha voglia potrà, dovrà, non potrà. Quindi sì che è necessaria, è richiesta. Secondo te è una stupidaggine? Secondo te è inutile? Fa lo stesso, l'abbiamo venduta, devi metterla. Non è una scelta. È scritto, se non fosse scritto sarebbe interpretazione nostra mettere dentro le cose più utili, ma lì quella proprio c'è. No, sembra un po' quell'interrogazione in cui uno fa una domanda e dice no, ma questa non mi piace, le dico un'altra cosa se le va bene, no? Qui stiamo sviluppando un sistema diverso. Allora, vediamo ancora le altre. Poi ce ne sono alcune vuote in fondo, quindi... però finiamo questa carrellata. Funzionalità di reporting accessibili al singolo utente. Quindi leggiamo il titolo, i report che posso vedere io come singolo utente, non come manager. Quindi non posso cambiare nulla, ma semplicemente vedere cose che ci sono. Poter conoscere la sede in cui il lavoratore deve operare in un dato giorno. Ah sì? È un dato noto? Non mi sembra che ci fosse, no, da nessuna parte il fatto che qualcuno decide giorno per giorno dove devo andare. Io magari posso vedere le sedi a cui ho accesso. Ma non domani in quella e dopodomani in quell'altra, lo decido io forse. O comunque al di fuori dal sistema, di questo sistema. Le ore lavorate ordinarie e straordinarie per ciascuna sede, per ciascun progetto. Sì, solo che non saprei assolutamente come distinguere tra ordinario e straordinario. Non avrei la minima idea. Perché, ha fatto un'ora in più, sì, ma ieri ne ha fatta una in meno. E allora come facciamo? Prendete 10 aziende e hanno tutte un modo diverso di gestire questa cosa. La compensazione degli orari, straordinari, devono essere autorizzati preventivamente oppure no. Cioè, è un punto complesso, no? Ci serve? No. Non in questa applicazione. Servirebbe se dovessimo integrare questo con il gestionale per gli stipendi. Ma poi è un altro lavoro, nel senso che al limite dovremmo fornire al gestionario degli stipendi l'elenco delle entrate e delle uscite, poi ci pensano loro a fare i calcoli, di dire cos'è ordinario, cos'è recupero, cos'è straordinario, cos'è volontariato o altro. Modalità di raggiungimento della sede, aereo o treno, per tenere traccia della contabilizzazione dei trasferimenti. Reporting. Allora, questo è un requisito che può aver senso, no? Nel senso che io quando vado in una sede diversa dalla mia, non era citato, però no, ci può stare, secondo me, se lo decidiamo. Se vado in una sede diversa, domanda, posso indicare come ci sono arrivato? In modo che eventualmente chi fa la contabilizzazione tenga conto di queste spese? Ha senso che io lo indichi al momento in cui entro in una sede oppure devo indicarlo per altra via? No, questo può aver senso, è un punto da discutere, ma lo vedo sensato, semplicemente a questo punto lo metterei nei requisiti per l'accesso alla sede, cioè quando entro che cosa faccio? Devo indicare che sono io, su quale progetto sono venuto a lavorare e con che mezzo mi sono spostato nel caso in cui la sede non sia la mia. Se decidiamo di metterlo, se no non lo mettiamo. Indicazione sulla propria sede di riferimento, nel reporting, sì, vabbè, c'è una pagina in cui dice tu, la tua sede è questa, ci può stare, non la chiamerai reporting, lo chiamerai profilo utente.
Consultare il tempo che l'utente in passato ha speso su ciascun progetto e l'attività che ha svolto su ogni progetto. Allora, il tempo sono d'accordo, che è un caso simile a questo, dove qui parlava di se cancelliamo ordinario e straordinario, sono le ore lavorate per ciascuna sede, per ciascun progetto, quindi la stessa cosa. Le attività mi sembra un pochino più difficile sapere quali sono, semplicemente perché non c'è un canale di input che mi dica le attività, non se ne è mai parlato di attività, si è parlato di progetti. Quindi non saprei come farlo emergere. Funzionalità del reporting ai fini del rendiconto orario. Tracciare quantità di ore che... Allora, rendiconto orario, qui è scritto in modo sintetico, ma io lo leggo pensando a rendiconto orario sui progetti. Cioè, in questo progetto quante ore di lavoro ci ho messo, no? Perché? Per tracciare le quantità di ore uomo dedicate a un determinato soggetto. Per report sull'allocazione di ore indirette su un determinato prodotto e o servizio aziendale. Comprendere e stimare il costo orario medio di una determinata risorsa, assenteismo. Assenteismo in un reporting per progetto me lo vedo difficile, ma lo vedrei dall'altra parte sull'utente. Accesso riservato al responsabile del reparto dove opera il soggetto, inoltre la contabilità per la stima delle ore indirette e il management di alto livello, il quale con una visione aggregata dei dati può decidere di intervenire con le opportune modalità. Possibile accesso anche da sedi diverse. Qui secondo me c'è una ambivalenza sul tipo di reporting, sul tipo di rendiconto, se è orario per il personale di una sede oppure per progetto. No? Questo sembra applicarsi più al personale di una sede. Anche se in realtà quando parli del costo di un prodotto o servizio lo vedo più sul progetto, perché è un progetto che porta un risultato, un servizio, un prodotto. Mentre però queste cose qua sotto invece le vedo proprio sulla sede. Soprattutto quando dice responsabile del reparto, quindi è un'indicazione geografica di sede, non di progetto. Il responsabile di progetto è trasversale rispetto alle sedi. Quindi questo secondo me dovevo un po' rielaborarlo bene. Come tenere traccia, azione pratica, passaggio del badge, l'abbiamo detto un altro punto, ingresso uscita, ecco qui qualcuno pensa all'uscita, informazioni necessarie come input per il calcolo degli output, lo sappiamo, bene. Sì o no, funzionalità necessaria per il controllo effettuato, utile per le altre funzioni sopraindicate. Però abbiamo capito che qua dobbiamo forse dividerla in due questa. Un rendiconto dal punto di vista della struttura in cui sei incardinato, qui è stato chiamato reparto, e l'altro un rendiconto dal punto di vista dei progetti, che forse sono di tipo diverso. Funzionalità del report sullo spostamento, l'orario di ingresso e quello di entrata, ingresso e di entrata, diciamo che sarà uscita, vengono utilizzati per verificare la coerenza di eventuali rimborsi spese a favore dell'impiegato. Allora, questo come concetto sono d'accordo, perché dice, non ti dice calcolo il rimborso spese, chi ha scritto questo dice no, il rimborso spese lo fa qualcun altro, però questo mi permette di verificare la coerenza. Quello che non mi dice è che cosa fa, cosa mi tira fuori. Vengono utilizzati per verificare la coerenza, allora io, se stessi alla lettera di ciò che c'è scritto, gli faccio un report con le ore di ingresso e le ore di uscita, poi chi fa i rimborsi... tutti i fatti suoi di andarselo a spulciare. Oppure sarebbe, scusate, più utile già immaginarsi un report in cui sono indicate, che ne so, le coppie di giorni consecutivi in cui la persona lavora su due sedi diverse, o il numero di notti in cui la persona è stata consecutivamente nella stessa sede diversa dalla propria e magari di una città diversa. Ah, questo è il che cosa devo fare, qual è l'informazione che serve, leggo qua, per verificare la coerenza di eventuali rimborsi. Sì, certo che se ho le ore, i minuti, i secondi, ho tutto, ma non è una forma comoda. Se faccio un report apposta, cerchiamo di immaginarci che cosa, non come, cosa serve, quali informazioni. Il tempo di trasferimento è conteggiato come orario lavorativo. Boh. Ammesso di conoscerlo, perché io so quando entra, ma non so quando è uscito da casa. No? A meno che non si parli di un trasferimento
intradie, cioè dal mattino sono in una sede, pomeriggio sono in un altro, allora lì quello è uno spostamento tra una sede e l'altra. Non abbiamo parlato di questo in realtà. Non abbiamo ancora deciso. Tenere traccia della destinazione del trasferimento del progetto a cui si lavora. Questo non riesco a decodificarlo. All'interno del progetto ed ulteriori informazioni per la contabilizzazione delle quote, sì, e delle modalità di rimborso. Sì, che è di nuovo simile alla prima, nel senso trovare, da estrarre le informazioni utili per la determinazione del rimborso. Qui dice per la determinazione del rimborso, sopra dice per la verifica della coerenza del rimborso. Mi piace di più verifica della coerenza perché qui non ho le informazioni per determinarlo. Però manca ancora l'indicazione di quali sono queste informazioni. Poi, siamo quasi alla fine, quante ore? Reporting sui progetti. Quante ore sono dedicate a ciascun progetto? La seconda attività per quel progetto garantisce la stessa retribuzione? Non ci interessa. Tracciabilità delle competenze del personale per poterla abbinare al giusto progetto. Questo non c'entra niente con il reporting, e poi diciamo di nuovo fa parte del project management, non del time tracking. Sede del progetto, fatemi dire sedi del progetto. Il progetto non ha una sede sola. Poi non sappiamo se ne avrà una privilegiata o no, ma sicuramente ha più sedi su cui si può svolgere. Scadenza del progetto, bene. Però queste due cose non c'entrano con il reporting, c'entrano con la definizione dei progetti, ma era un altro punto, no? Ma è bene perché vuol dire che il 90%, no, l'80% di quello che avete scritto lo possiamo cancellare, vuol dire che i nostri requisiti sono più brevi. Ora di lavoro, spese sul progetto, report settimanali direi, ore messe a budget, eventuali rettifiche, percentuali, di nuovo sul budget dei progetti nulla dice. Quindi è meglio non farlo. Ora spesa ciascun partecipante al progetto, che è un livello di dettaglio su questo. Quindi questo potrebbe essere il generale settimana per settimana, e questo è il dettaglio di come queste ore sono divise tra le varie persone. Ruoli delle varie persone e variazioni. Aggiunta personale con determinato ruolo, modifiche ai ruoli già esistenti. Allora, le persone, l'assegnazione delle persone ai progetti ce l'abbiamo, giusto? Non fa parte del reporting, ma della definizione del progetto. Il ruolo di una persona all'interno di un progetto non mi sembra che sia un'informazione che vogliamo gestire. Area di competenza necessaria al progetto per l'allocazione delle risorse. Di nuovo, questa è roba di HR, no? Di human resources, di spostamento delle persone giusto al posto giusto, non è controllo accessi. Poi, consultazione in tempo reale. Localizzazione di una persona, quale sede o se è in viaggio? Quindi qualcuno, qui poi bisogna capire quali sono i diritti d'accesso, chiede: Tizio, dov'è adesso? E devo farlo dire in tempo reale. Se è in viaggio, comprensibile la modalità logout dell'ultima sede. Quindi se sei in viaggio, se non, vabbè, nel caso in cui non sia da nessuna parte, dico dov'è stato l'ultima volta. Localizzazione di un progetto, quale sede coinvolge, non la vedrei tanto come una funzionalità in tempo reale, perché non è che l'allocazione di un progetto sulle sedi cambia così dinamicamente. È più una definizione dei progetti. Quante e quali persone il progetto ISCO coinvolge al momento? Questo è di nuovo una cosa statica, non è da fare in tempo reale, è più sull'allocazione del progetto. Quali sono le persone allocate a questo progetto? Quindi va nella funzionalità definizione dei progetti, ma chi ci sta lavorando ora invece è un'informazione in tempo reale. Io sono responsabile del progetto totale d'Italia, voglio sapere quali sono le persone attive adesso. Io so quali sono le persone assegnate a questo progetto, ma se di delle 10 persone che sono assegnate al progetto, 8 stanno lavorando su altri progetti, in realtà in questo momento attivi sono in due, quindi è un'informazione utile. Chi è incluso nel progetto ma non mi sta partecipando, è il complemento. Quante e quali persone sono presenti in una data sede? Di nuovo è utile. Magari è responsabile della sede. No, queste cose qua dovrebbero avere visibilità diversa, no? Ovviamente questi report. Per una data persona, numero di ore di lavoro complessivo, progetti a cui sta partecipando, progetti totali a cui ha partecipato, percentuali di quelli andati a buon fine, non ce l'abbiamo questa informazione. Ore totali spese in ogni progetto, ore totali di viaggio, ore spese fuori sede,
ore spese in ogni sede. È tutto un report solo questo? In realtà alcune di queste cose già le avevamo, no? Nei report accessibili alla singola persona. Però da qua probabilmente qualcosa potremmo estrarre. Finalità, controllo di distanza del personale in caso di assenza del responsabile, visibilità, direzione generale di tutto, responsabile del progetto, reparto, stabilimento, a seconda del tipo di report. Ok, abbiamo finito la parte funzionale, e sulle altre parti in realtà abbiamo molto poco da dire. Qui dice interfaccia di accesso può essere computer, PDA del top manager e macchina passa badge. Sull'affidabilità, per accedere al sistema bisogna autenticarsi, la distinzione di tipologie di utenti garantisce l'accesso alle informazioni chiave solo in manager, l'assenza di connessione ad internet non preclude la funzionalità in rete locale del sistema. Questa frase qui è importante anche se non dice ancora molto. Io dovrei poter dire quali sono le funzioni che sono accessibili anche se manca la rete, oltre a dire che tutte le informazioni che non è stato possibile trasmettere, tanto per dirne una, sapere chi è presente in una sede, probabilmente lo posso sapere anche se quella rete è temporaneamente isolata da internet. Sapere chi lavora su un progetto, probabilmente no, perché queste persone sono sparse nelle varie sedi e se non ho internet non lo posso sapere. Quindi la prima cosa che dovrei dire. La seconda cosa che dovrei dire è tutte le informazioni che vengono raccolte ma che non è possibile trasmettere o condividere immediatamente lo dovrò fare non appena si ripristina la connettività. Tipo le bollature, non è che la persona quando arriva lì passa il badge e gli dice manca internet, aspetta. No, se ho l'informazione per poterlo far entrare, lo faccio entrare. Poi il fatto che sia entrato e non lo posso comunicare alle altre sedi fino a quando non ritorna internet. Però quell'informazione lì non deve essere persa, perché poi quando faccio il time tracking alla fine del mese, deve risultare che lui è entrato. Quindi qua dovremo entrare un po' nel dettaglio. Backup settimanale del DB, settimanale è un po' poco. Server principale e server di recovery, se cade il server primario posso lo stesso usare informazioni che sono salvate anche su un server secondario. In realtà questo richiede un discorso un pochino più generale sull'architettura, perché questo di nuovo non è un requisito, non ti dice cosa vuoi fare, ti dice come stai pensando di fare una cosa con due server. Ti servono due, te ne servono tre, te ne servono 10, te ne basta uno, dipende da cosa voglio fare, ma non ho detto cosa voglio fare. Comportamento e condizioni di guasto, una prevenzione al guasto attuata tramite una verifica lato client delle nuove info da inserire al database. No, non è questo un guasto. Un guasto è un pezzo di hardware che non funziona, una connessione di rete che si è rotta, un hard disk che è morto. Questo che è descritto qua è un errore di immissione dei dati, eventualmente, o un tentativo di hacking del sistema. Quando parliamo di guasto parliamo di componenti fisici che smettono di funzionare, non di errori di programmazione o errori nei dati. Prestazioni. Ecco, qui c'era qualche ragionamento sulla dimensione del sistema, qui siamo a livello di requisiti, quindi non dobbiamo dire ci servono 18 terabyte di memoria su disco. Dobbiamo dire che il sistema deve gestire fino a 1000 utenti, 5000, 10000. E questa frasetta messa lì complicherà la vita a tutti gli altri requisiti funzionali, perché un conto è dire l'elenco degli utenti, l'elenco delle sedi. Beh, dal punto di vista dell'interfaccia grafica, se le sedi sono al massimo 20, faccio un elenco. Se le sedi possono essere 280 sparse nel mondo, non faccio più un elenco, devo inventarmi un modo diverso. Devo avere una funzionalità magari di ricerca della sede, se invece sono poche le mostro tutte e clicco su quella che mi serve. Quindi sono dei requisiti non funzionali, perché non cambia, non è una funzionalità in sé avere 1000 sedi, ma modificherà il modo con cui progetteremo il come implementare gli altri requisiti funzionali. Database in tempo reale per accesso, database in tempo reale è bellissima come locuzione. Per l'accesso ai manager ed uno con le altre informazioni per gli utenti che magari non deve essere aggiornato di continuo,
Che siano due, sono d'accordo, che siano divise tra manager e utenti un po' meno, ma lo ragioniamo quando parliamo dell'architettura. Di sicuro non è un requisito, è una scelta realizzativa. Utente normale, tempi di connessione limitati, il manager, tempi di risposta immediata. Qui dice se un manager si collega, se l'utente non può passare tutto il giorno a fare, a collegarsi al sistema, a guardare le proprie informazioni. Può essere. Database in tempo reale, informazioni sulle presenze e assenze dei lavoratori, sede dei lavoratori, persone che stanno lavorando sui progetti. Meno giornata, conteggio ore lavorative in ciascuno di una giornata, generata dei dipendenti, eccetera, eccetera. E poi l'ultima pagina sull'evoluzione del sistema, espansibilità su più sedi, espansibilità ad aziende diverse. Quindi si potrebbe risolvere con una chiave composta di cui una indica che l'azienda e l'altra la sede. Sì, ma questo non è un requisito. È un dettaglio di come implemento una cosa. Espansibilità su più sedi, io qua direi, ma se aggiungo una sede, cosa devo fare? No. Un requisito potrebbe essere, il sistema deve permettere di aggiungere una sede, provo a dire, senza modificare il software già installato nelle sedi precedenti. Oppure devo aggiornare il software, devo aggiornare una tabella di configurazione, perché ho aggiunto una nuova sede? No. Questo è il requisito. Poi è ovvio che nel database avrò un ID di sede e un ID di qualche cosa, della persona o cosa che si combinano, ma vabbè. Però che ID metto è una conseguenza di che informazioni voglio rappresentare. La stessa interfaccia fa riferimento a un database diverso per ogni area supportata in modo da rispettare vincoli di privacy. Per ogni azienda supportata. Allora, questo qui di nuovo non è un requisito, ma può essere girato in un requisito dicendo il sistema deve garantire, nel caso in cui lo stesso server gestisca informazioni di più aziende, qui non di più sedi della stessa azienda, ma di più aziende diverse, deve essere garantito l'isolamento dei dati delle varie aziende. Quindi tu non devi poter vedere neanche per un errore di programmazione i dati del tuo concorrente. Questo è un requisito. Poi che venga fatto con un database diverso o con dei meccanismi di protezione diversi, questo non fa parte del requisito, ma farà parte dell'implementazione. Non deve essere un sistema locale, va bene. Devono essere definiti gli standard per lo scambio di informazioni, ci deve essere interconnettibilità. Non so a queste tre affermazioni attribuire un significato specifico, se non sono cose di senso comune, ma poi in pratica che cosa mi richiede? Ricordate che un requisito è tale solo se è verificabile. Quindi standard per lo scambio di informazioni... Sempre, nel senso che una volta che io passo un dato, dico un intero, è già quello uno standard, oppure richiede uno standard di qualche tipo. Interconnettibilità è una cosa potenziale, cosa vuol dire? Se ne ho due connessi, sono interconnessi, non sono interconnettibili, è già un passo oltre. Quindi ho difficoltà a interpretare questo. Allora, questa è stata un po' la lettura, ci ha preso il suo tempo, ma ragionata sui vari requisiti. Se è un lavoro certosino e anche lungo, però è abbastanza inevitabile. No? Abbiamo messo insieme un brainstorming fatto da persone diverse, tutto sommato anche in tempi rapidi. Adesso facciamoci una pausa e poi proviamo a estrarre da tutto questo ragionamento i punti essenziali che poi tradurremo nel documento dei requisiti.